Quante ore ti eserciti al giorno? O meglio, quanto ti eserciti ogni giorno? Quante ore ti eserciti? Signore, io faccio 8 ore di tecnica al giorno. Ma vaffanculo. Ma faccio la birra. Allenamento. Immagino che ti eserciti tutto il giorno e tutta la notte. No, solo mezz'ora ogni giorno. Solo mezz'ora? Beh, sì, però spengo il telefono quando mi alleno. Niente Facebook. WhatsApp. No, niente. Bella freccia, ragazzi. Oggi parliamo del metodo di studio, in particolare di quante ore, quanto tempo passiamo ad esercitarci e di come possiamo migliorare questo aspetto. Allora, il punto di partenza è la domanda che ti fa il tuo insegnante di chitarra, per esempio, il tuo insegnante di pianoforte, di musica, perché poi questo è un video adatto a tutti i musicisti, non solo ai chitarristi. Quindi il tuo insegnante ti può chiedere: senti, ma quanto ti eserciti durante la settimana? È anche una domanda tipica delle masterclass. A me è capitato, capita ogni tanto di farne qualcuna e mi viene sempre chiesto, mi vengono chiesti consigli su come esercitarsi, su quanto bisogna esercitarsi e cose di questo genere. La stessa domanda la puoi fare tu a un tuo amico, a un tuo conoscente, a un musicista con cui stai condividendo una serata, a un musicista che hai sentito suonare. E siccome ti sembra che suoni così bene o ti sembra che suoni così male, gli chiedi: ma quanto tempo ti eserciti? Voglio un piatto! Ora, va bene, io qua su YouTube sono l'ultima delle scarpe, però ti posso dire che gli ultimi 25 anni li ho passati a fare corsi di musica e lavorare nell'ambiente musicale, ma soprattutto a farlo per davvero, non solo a raccontare di farlo. Per cui, sempre a contatto con musicisti, posso fare opzioni. Cercare di fare un minimo di statistica e ti posso dire due cose. Uno. La risposta chiaramente è varia e soggettiva. Tanti ti dicono un'ora. Io, guarda, dopo lavoro un'ora la faccio sempre. Io un'ora, 2 ore. Io arrivo la sera, sto un po' con la famiglia, metto a letto i bambini. Io guardo i turni, suono al mattino, suono alla sera. Senti le risposte più disparate e le motivazioni più diverse, lavoro, famiglia, tutte motivazioni ovviamente sacrosante e su questo non metto becco, ma statisticamente io ti posso dire che in un buon 60% dei casi, ma forse arriviamo anche 80, io sento poi suonare questo musicista e dico: non è vero, non ci credo. Mi hai detto suono un'ora al giorno, mi esercito un'ora al giorno, ma io penso tu dovresti suonare molto meglio di così se ti esercitassi un'ora al giorno. Allora, come mai succede questo? La faccenda non è mica tanto semplice. Secondo me accade per due motivi che adesso analizziamo un po' per bene e poi ti propongo la soluzione. Il retro del destino! Il primo motivo è il numero di giorni, cioè se tu mi dici mi esercito un'ora al giorno, a casa mia significa tutti i giorni. E infatti? Anche la domenica suoni. Beh, la domenica magari sto con la mia famiglia. Va benissimo, ci mancherebbe, ma vuol dire no. A Natale suoni, a Pasqua. E dai, con le domande! Vabbè, a Pasqua, poi i parenti. Va benissimo, ma vuol dire no. A Ferragosto suoni, a Capodanno suoni. E questo ci insistisce con le domande. Quando vai in ferie ad agosto, 15 giorni suoni. Vabbè, in ferie, scusa, stacco la spina. Va benissimo, ma vuol dire no. Il sabato suoni, i prefestivi suoni. Vabbè, il sabato poi c'è la volta che mi faccio un giro. Va benissimo e vuol dire no. Poi ragazzi, è una media, cioè c'è il caso per esempio di chi suona solo il sabato e la domenica e non riesce a suonare in settimana e va benissimo, ma io sono convinto che poi la media di numero di giorni è la stessa. Allora prendiamo come esempio 30 giorni in un mese, ci leviamo i sabati e le domeniche, sono 8 giorni in meno su 30, che sono quasi un terzo. Tu mi dici un'ora al giorno, ma in realtà è un'ora 2 giorni su 3, che secondo me non sono poi neanche quelli. Chiarisco di nuovo perché stiamo facendo questa piccola autoanalisi, non per farci venire i sensi di colpa, ma vogliamo solo capire esattamente
quanto crediamo di esercitarci e quanto ci esercitiamo sul serio. Ok? Al suono giapponese. L'altro motivo è il modo in cui tu ti eserciti, cioè il modo in cui tu trascorri questa ora in cui fai esercizio di musica. Allora, io individuo quello che possiamo definire lo studente modello, che è quello che per un'ora fa esercizio. E poi c'è lo studente pigrone, in cui, ahimè, spesso rientra la maggior parte di noi. Tu fai un'ora di esercizio, ma in realtà non ti eserciti per un'ora. Non nel senso che suoni e non fai degli esercizi, nel senso che proprio non suoni, cioè in un'ora, secondo me, statisticamente suoni 20 minuti. La Madonna! 20 minuti. Se non ci credi, ti faccio un esempio di studente pigrone e poi, se non ti offendi, lo commentiamo assieme. Due esercizi sulla scala di La minore pentatonica con cui cercherò di dimostrare. Sì. Tasto della sesta corda, questa di Mi, quella più grossa. Ciao bello, tutto bene, grazie. Oggi suono tutto il giorno. Ma chi è che fa quel cazzo di rumore lì? Che pare che sia appena fa apposta. Ma che ho? Nostro miglior premio. Oh,
Allora, escluso il 90% degli utenti che ha già cambiato video e sta guardando altrove, per il 10% è per te che stai seguendo e ti ringrazio, o te la stai ridendo e mi fa piacere perché poi cerco di raccontare le cose in maniera un po' simpatica, oppure sei mezzo serio, anche un tantino offeso, perché magari in qualcuna di queste scenette un pochettino hai visto anche te stesso. Allora, tieni a mente due cose. Primo, non è che io sono un santo e tu sei un fesso. Anzi, l'idea di fare questo video mi è venuta in mente perché di recente dovevo fare una serata live, stavo provando i brani sulle basi del disco, ho visto un WhatsApp al telefono, ho spento la base, ho interrotto il brano per leggere questo WhatsApp. È lì che ho detto: ragazzi, qua non ci siamo, cioè neanche finire il brano fino in fondo. Quindi sono io il primo che fa fatica spesso e volentieri a concentrarsi, faceva fatica all'epoca, però poi ha imparato un pochettino a gestire queste cose. Secondo, una volta che gli dai ragione a Pierre e pensi: sì, io credevo di suonare un'ora al giorno, ma in realtà suono, mi esercito 20 minuti ogni giorno, ti rendi conto che in realtà i progressi che hai fatto e che stai facendo sono regolari, anzi vanno bene. Cioè, considerando che tu suoni 20 minuti al giorno invece che un'ora, la tua velocità di apprendimento in realtà va bene, perché spesso questa tematica del quanto bisogna esercitarsi nasce magari da una lamentela tua che dici al tuo insegnante: ma io mi esercito tanto e però non vedo tanti progressi, mi sembra di suonare sempre alla stessa maniera. Potrebbe essere dovuto anche a questo motivo che ti sto raccontando. Inoltre, hai la possibilità di migliorare senza cadere nella solita scusante o quella solita giustificazione che dai a te stesso e agli altri, cioè non ho tempo. Ma di più non posso, io ho la famiglia, il lavoro. Va benissimo, lo ripeto, motivazioni sacrosante, ma io ti sto dicendo che nella stessa ora che tu dedichi al tuo studio, invece che sfruttarla per 20 minuti, puoi per esempio sfruttarla per 40 minuti. Allora, senza utilizzare più tempo, senza dedicare più tempo di quello che sei disposto a dare alla musica, ti puoi esercitare il doppio. E ora qualcosa di completamente diverso. Ed ora con l'aiuto del sole vincerò. E ora la soluzione. Allora, la mia proposta è: prendiamo una settimana. Io in realtà, quando ho capito, l'ho fatto per qualche mese, però partiamo da una settimana. Decidiamo di allenarci col metronomo, di fare esercizio con il metronomo. Quindi partiamo da un primo step semplice dei 10 minuti al giorno. Questi devono essere 10 minuti in cui suoniamo con il metronomo. Utilizzeremo un piccolo software o una piccola app che ci consente di cronometrare il tempo in cui il metronomo è acceso. Così siamo sicuri di non barare e di non raccontare frottole agli altri, ma anche a noi stessi. Ed è per questo che la Terra è a forma di banana. Tue teorie mi hanno convinto. Questo è il piccolo software che uso io. Ovviamente sei libero di cercartene altri che possono essere migliori per te. Non l'ho sviluppato io, non lo vendo io, non comprati quello che vuoi se vuoi, non sono consigli finanziari, bla bla bla. Questa è la svolta, cioè il cronometro. Tu imposti la velocità e tutto quello che vuoi, come in qualunque altro metronomo, cominci a suonare e lui ti cronometra il tempo in cui tu ti stai esercitando. Quando spegni perché vuoi leggere un messaggio, perché vuoi fare una pausa, ti bevi un caffè, fai un po' quello che vuoi, lui si ferma, poi ricomincia a fare esercizio e lui parte da dove era rimasto. Quando arrivi a 10 minuti hai finito il primo step, e poi se col tempo ti rendi conto che puoi fare meglio, allora ne farei 15, 20, eccetera. Ora, cosa succede? Che questa app costa adesso credo $18, quindi di sicuro non la comprerai, perché spendiamo con uno zero di più quando c'è da comprare le monetine per i giochi del cellulare. Però un'app che io questa ce l'ho da penso 15 anni e quindi ci serve per 15 anni, $20 non li spendiamo. Allora ne cerchiamo una gratuita. Ora tu mi dirai: ma non potevi farmi vedere subito quella gratuita? Quella gratuita è sul cellulare. E io, anche se ultimamente in tanti mi rispondono sempre di più: non ho il computer, ho solo il cellulare, io consiglierei di esercitarsi guardando il computer e non il cellulare. Perché? Perché il cellulare sappiamo che è la nostra peggiore trappola.
Detto ciò, vediamo l'alternativa. Questa è la seconda proposta, anche qui stessa cosa. Io utilizzo questa, tu puoi utilizzare quello che vuoi, puoi cercartene una migliore, fai un po' quello che ti pare. Ma soprattutto non pensare che tutto questo discorso sia strano, perché andiamo in giro con dei cellulari che calcolano i minuti che passiamo al cellulare stesso, ci contano i passi, ci contano, non so, i battiti del cuore e quant'altro, e contare i minuti in cui ci esercitiamo nella musica non è assolutamente strano, se vogliamo fare le cose per bene e non alla bersagliera. Alla bersagliera! Allora, anche qui semplicemente abbiamo un metronomo come un altro, però in più abbiamo la funzione questa qui, stopwatch, che sarebbe il cronometro. Da qui possiamo cambiare semplicemente le nostre velocità di metronomo. Nel momento in cui parte il metronomo, parte anche il cronometro. Ok, è tutto, ti ringrazio, sei un grande che hai seguito tutto il video, anche se è andato avanti qua e là. Se vuoi puoi sgommare sull'iscrizione, campanello eccetera. Ogni due giorni pubblico una base musicale, una backing track. Ora cercherò in questo periodo di dare un po' una frequenza anche a questi video un po' più didattici. Ci si vede, buon lavoro.